È il momento di raggiungere Antonio Puccio. Eccolo qua! Che fa qualcosa di straordinario. Sei pronto? Pronto. E allora via con l'esibizione. Avete capito la potenzialità del nostro Antonio Puccio, non per niente campione italiano di Disc Dog, e oggi in compagnia di uno dei suoi cani, che è, presentacela tu. Lei si chiama Kenya. Kenya e ha 6 anni. Ma sei più stanco tu di lei, però, scusa. Sono stanchi entrambi. Bravo, veramente. Il nostro educatore cinofilo ci ha dimostrato, appunto, che cosa significa poi addestrare un cane, ma anche farlo divertire, perché è un gioco che possono fare i padroni con i loro cani. Ma perché vi hai fatto questa esibizione quest'oggi? Perché questo gioco è la chiave di successo del problema che presenteremo oggi. Ah sì? E allora non ci resta che chiamare i protagonisti, cioè ovvero colei che ha chiesto l'SOS quattro zampe, Mara, accompagnata dal suo cagnolino che già lo sento, Iago. Buongiorno Mara. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, lo vedo bello pimpante, secondo me si è tutto elettrizzato per questo gioco, voleva giocare anche lui con i dischi. Ciao Iago. Allora sentiamo subito... qual è il problema di Iago? Vivace e vivace. Diciamo che sicuramente è una bella peste. Ci ha distrutto abbastanza cose. Scarpe. Ah, no, come abbiamo visto poco fa. Calzini. Calzini. Un orologio. Ah, io vedo anche un disco di Tiziano Ferro che non gli piace, che gli preferiva Alex Britti, allora dice distruggo quello di Tiziano Ferro. Tra cui mobili, sedie, cuscini, divani, talmente tante cose. Lo reclamo, sta reclamando il suo gioco. Adesso non lo distraiamo troppo, però noi abbiamo le prove di quello che combina Iago in assenza di Mara da casa. Vediamo il video. Qui c'è proprio una forma di stress che il cane ci sta mostrando. È anche parecchio possessivo. Molto, molto, molto. E lì continua la distruzione degli oggetti. Allora, caro Antonio, voglio chiederti, perché è una cosa che accade, l'abbiamo visto anche poco fa nel filmato, Iago l'ha dimostrato attraverso questo video, anche vivace, ma lo fanno perché sono dispettosi i cani? Allora, dobbiamo subito sfatare un mito, i cani non fanno i dispetti. La loro mente non è strutturata per fare il dispetto, quindi più delle volte quello che accade è che il cane entra in uno stato di frustrazione e di noia, e allora le prime cose che lui trova in giro per casa diventano i suoi giochi. Però noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo andare a lavorare a far sì che il cane possa fare dei giochi insieme a noi. Tutte queste energie che Iago ha devono essere canalizzate in qualche modo. E qual è il miglior modo di fare dei giochi collaborativi insieme a lui? Okay. Quindi noi oggi impareremo dei giochi che si possono fare a casa con i nostri cani per evitare che entrino in questi stati di noia e di frustrazione. Perfetto, allora realizziamo quello stai dicendo in pratica. Vediamo come si può divertire in assenza senza fare danni con gli oggetti che trova in giro. Esatto, come per prima iniziare? Cosa io partirei dal gioco che abbiamo visto insieme a Kenya, ovvero quello dei frisbee. Ah. Iago, la razza di Iago, è un'ottima razza per andare a fare questo gioco, quindi partirei da questo gioco, ovvero il lancio dei frisbee. Useremo frisbee adatti alla bocca del cane, quindi togliamo il guinzaglio. Iago è già prontissimo. Tanto lo sappiamo, insomma, Kenya non si muove perché naturalmente lei è super addestrata, però Iago... È Iago che si muove. No, però...
Allora, per prima cosa ti chiederei di non iniziare a lanciare al volo perché non sarebbe pronto, ma iniziare a familiarizzare con il frisbee facendolo muovere in questo modo, facendolo rotolare a terra. Te lo mostro una volta e poi provi tu. Eccolo qui, il cane deve riuscire a prendere il frisbee mentre rotola. Ma tutto il giorno praticamente sta lì prima che lo riesca a eccolo, acchiappare. Eccolo che l'ha preso. No, ce l'ha fatta. Chiamalo, chiamalo e prova a lanciargli il frisbee. Iago, vieni. Bravo. Però mi sembra molto bravo. Sì? È molto portato. Iago? Sì, infatti. Iago. Quello dopo, Iago, quei Iago. Giochi li vediamo dopo. È la prima volta che gioca con un frisbee, Mara. Bravissimo. Sì, è la prima volta. Con il frisbee, sì. Quindi questa è una cosa che potrei fare al parco anche. Sì. Per divertirmi. Assolutamente sì. Qua, adesso direi di passare al secondo gioco di oggi, che è un gioco leggermente diverso. Lascia. Ci serviranno... Adesso le vuole stare sul frisbee. Non lo molla più adesso. Allora, andremo a creare un percorso con delle scope. Queste ce le abbiamo sicuramente tutti a casa e lo possiamo replicare. Il percorso sarà uno slalom. Ovviamente più lo slalom è stretto, più è difficile. Ve lo mostro prima con Kenya e poi lo proviamo con Iago. Dai, vediamo, vediamo. Allora, un momentino che questa scopa non vuole stare su. Male che vada, guarda, io sono la Befana e c'ho la scopa. Iago, allora, la Befana. Eccole che cadono tutte. Ti preoccupare, ti aiuto io. Partiamo subito. Scusate, ritiro solo i frisbee così Iago non se li mangia tutti che ci potrebbero ancora servire. Zitti, zitti, ho fatto la magia, ho fatto la magia. Partiamo con Kenya e vediamo subito. Vieni, Kenya. Iago. Allora, il gioco è questo. Vieni, uno slalom intorno alle nostre scope facendoci seguire con il bocconcino. Premio il cane quando finisce. Torniamo indietro. Nonostante muova la coda, riesce Bravissima. A non muovere le scope. Scusate Molto se poco, brava. Vai perché su, comunque Kenya. Il cane si Vai diverte su. E agita la coda. Kenya. Vai su. Adesso proviamo con Iago, Mara. Adesso proviamo con Iago. Biscottini per Iago, dammi pure il frisbee. E Iago. Ci proviamo. Qui. Iago. Bravissima. Oh, attenzione. Ottimo. No, vabbè. Bravissimo. Addestramento in diretta. E lo premiamo, bravi. Bravo Iago, brava Mara. Bene, bene, bene. Ora, altro gioco, ci serviranno i libri perché Seguito. Andiamo a creare un percorso a ostacoli. Attraverso l'utilizzo sempre delle nostre scope. Grazie Anna, perfetto. Mettiamo i libri. Tutti? Ah, ok. Li mettiamo in fila in questo modo, perché poi andremo a appoggiare sopra le scope. In questo modo, dall'altra parte. Sì, ma è meglio che non mi chini che c'ho la gonna. Nessun problema, ci penso io. Scusate, passiamo da questa parte. E andiamo a fare un percorso a ostacoli facendo quindi i saltellini deve saltellare, fare. Saltellare. Questo credo che Iago riesca a farlo da solo senza che Kenya ce lo mostri. Lo facciamo velocemente anche con Kenya io a questo punto, così vediamo come deve essere fatto il percorso. Vai. Bravissima, torniamo indietro. Bravissima. E andiamo su. Iago su. Intanto beve Kenya, perché su. È stimolato e assetato, si sta divertendo e sta a suo agio, cosa difficile che accade in uno studio televisivo. Prego, partiamo con Iago. Ti fai seguire, molto bene. Oh, ma che bravo. Vabbè. Torniamo indietro. Quasi. Penalità. Togliamo le scope. Mi sembra, Iago, insomma, soddisfacente questo esperimento che abbiamo fatto quest'oggi con il nostro dog trainer Iago. Antonio Puccio. Mara, sei soddisfatta? Sì, molto. Quindi bisogna, cioè, per concludere, lascia Antonio, che ti ha posto lo studio, adesso non ti preoccupare. Nessun problema, volevo ritirare, la mamma mi ha insegnato a ritirare. Iago. L'ultimo consiglio, quindi, diciamo, di distrarre a casa i cani, dillo Assolutamente, tu. L'ultimo consiglio, fare attività fisica collaborativa insieme attraverso questi piccoli giochi ci aiuterà sicuramente a superare questi stati di frustrazione e di stress che il cane potrebbe mostrare. Grazie, grazie a Mara di essere stata qua, Iago, il nostro Antonio Puccio. E adesso il comitato, sai che fa? Togne.